Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 84 47 22. Sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. Ma la senti com'è dolce? Ma con chi parla? Ma senti come arriva. Sospira. Ti arriva fino al cuore. Addirittura. La senti adesso sulla mia pelle. Adesso mi sente. Ma con chi stai parlando? Ma come, cara? Con CRT Radio. Sicuro? Sicurissimo. Allora ti ho concesso. Solo con lei puoi tradirmi. Pubblicità. Se il vostro desiderio è fondere tradizioni e innovazione, quello di cui avete bisogno è Nato Sapore, la bottega del pane a Melito Erpino, pane casereccio tramandato da generazioni e generazioni. Ma non solo, pizza per tutti i gusti, rosticceria, friggitoria, angolo pasticceria, cucina da asporto, con minuziosa attenzione per le materie prime di altissima qualità. Nato Sapore offre servizio catering e buffet su prenotazione, per rendere il vostro evento indimenticabile, dove gusto ed eleganza si sposano perfettamente per ogni tuo giorno, ma anche per quelli speciali. Scegli Natu Sapore e a te non resta che essere felice. Tradizione, gusto, qualità e cortesia lo trovi a Melito Erpino in Piazza Italia 11. Per info e prenotazioni 333 9428 338. Ricorda che siamo anche su Facebook ed Instagram. Non ti ricorda quando sabateva, apri e sei apaneva, spigulara, faceva la frangella. MC Ecosider, azienda con esperienza decennale, si occupa della raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti non pericolosi, per conto proprio e per conto terzi. NMC Ecosider ti offre inoltre un impianto di recupero per rifiuti speciali non pericolosi, recupero e trattamento dei rottami, autodemolizioni. Siamo a Flumeri, presso la zona industriale Valle Ufita. Per info chiama lo 0825 443677 oppure visita il sito www.nmcecosider.it, ma puoi seguirci anche su Facebook. NMC Ecosider, professionalità e profondo amore per la nostra Erpinia. Natale, tempo di dolcezza, quella pura come quella che vi offre il torronificio biscottificio Cardinale da oltre 100 anni, rendendo dolci i vostri momenti più belli con i suoi panettoni, mostaccioli, croccantini ed il suo fantastico spantorrone, il tutto rigorosamente preparato con lavorazione artigianale, un vasto assortimento di cesti natalizi e tanto altro. Se il vostro Natale è dolce, con Cardinale Torronificio Biscottificio lo sarà ancora di più. Cardinale Torronificio Biscottificio è a Grotta Minarda, in corso Vittorio Veneto, telefono 0825 44 1467 oppure 327 1610 362. Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Periodo natalizio anche la domenica. Cardinale Torronificio Biscottificio, una tradizione che continua. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, possibilità di cambiare lo spot 3 volte in un anno, pagina dedicata sul nostro sito internet, realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social, passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio, formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario, 6 mesi euro 200, 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti. Edi Di Michele 339-4560-657. Antonio Perna al 329-3531-717. Davide Iannuzzo al 380-3115-430 oppure al 328-8812-506. CRT Radio è tutta un'altra musica. Il programma è offerto da alla macelleria di Milena di Flumeri a Melito Irpino. Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato, con carni pregiate di prima scelta e certificate, ma anche cortesie e disponibilità. Qualunque sia il tuo menù, prima di metterti ai fornelli, passa da Milena e troverai genuinità e ricercata qualità. Macelleria da Milena, dove la qualità fa la differenza.
ci trovi a Melito Irpino alla via Indipendenza. Per info e prenotazioni chiama il 333-9541-112. Macelleria da Milena. E a tavola il successo è assicurato! A Grotta Minarda, alla via Conduttiello 25, c'è una sosta a cui non puoi rinunciare. È il bar Terminal 9.2. È il bar, bus, caffetteria, paninoteca, aperitivi. In un ampio spazio esterno ed un meraviglioso parco degli ulivi come privé ed area bimbi, organizza eventi e feste private su prenotazione. Il bar Terminal 9.2 ricarica te e la tua auto elettrica. Il giorno di chiusura è il martedì, ma lo trovi anche su Facebook e Instagram. Per informazioni, chiama il 339-8764-010. Bar Terminal 9.2, il bus che non devi perdere mai. Va ora in onda, mi ricordo quando. Il programma musicale che ti regala ogni volta un viaggio sulla macchina del tempo per rivivere attraverso la musica la storia del nostro passato, gli eventi culturali e attualità. Racconteremo emozioni e ricordi legati ad ogni canzone. E tu, sei pronto a liberare le canzoni che ti porti nel cuore? Mi ricordo quando. Un programma ideato e condotto da Edi De Michele. Buonasera a tutti, sesta puntata di Mi ricordo quando, a volte ritornano, ma stasera sono in compagnia di un nostro amico e un amico di Radio CRT, Mauro Piccolo. Ciao Mauro, grazie per essere qui. Buonasera. Come buonasera, stai? Bene, grazie. Reduce, stavamo dicendo, da un viaggio bellissimo con sì, la famiglia. Sì, con la famiglia ho portato le bimbe a Disneyland, yeah. Dove ci siamo divertiti sia io e mia moglie che i bambini. Le bimbe. Quindi siamo tornati i bambini anche noi. Bene, per quindi giorni. Sei contento e stasera diciamolo a tutti, stasera Mauro canterà. No, l'unica cosa che non so fare. No, non canterà, ma farà questo viaggio con me. Faremo questo viaggio un po' nel mondo della musica, tra i diversi generi, i diversi periodi. E quindi dopo sveleremo il pezzone di Mauro e il pezzone sorteggiato. Partiamo dal pezzone ricondotto. Cioè oggi, Mauro, è 21 novembre, però noi torniamo indietro nel tempo al 1934, quando questa signorina aveva solo 17 anni e fece il suo debutto a un teatro di New York. Era alta 1,64 m, ma ai suoi piedi aveva il mondo intero, perché lei era la signora del jazz. Lei è passata attraverso vari generi: il blues, samba, gospel. Tante sono state le collaborazioni, la più famosa è stata quella con Louis Armstrong. Stasera vi facciamo ascoltare Cheek to Cheek di Ella Fitzgerald. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like the gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek, oh, I love.
love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Ed era Cheek to Cheek di Ella Fitzgerald, un pezzo bellissimo che ha condiviso insieme a Louis Armstrong. Nel 1996 il mondo pianse la morte appunto di questa grande artista. Da Ella Fitzgerald arriviamo a Mauro Piccolo. Mauro è un titolare insieme ai suoi fratelli di un'azienda molto presente sul nostro territorio, la NMC Ecosider. Vogliamo dire che questa azienda è sponsor della nostra radio, noi ne siamo felicissimi perché ci accompagna in tutte le nostre avventure, quindi stasera è qui con noi a parlarci un po' di quello che è la sua azienda. Mauro, prima di dire di cosa tratta la tua azienda, cosa significa in questo periodo e in quelli precedenti investire e restare fermi nella convinzione di farlo nei nostri territori? Prima di tutto volevo dire che sono onorato di essere vostro sponsor, visto l'attenzione e la dedizione che date al vostro lavoro. Quindi purtroppo sì, è difficile adesso fare impresa, fare azienda, soprattutto in questa fase dove non è niente di sicuro, non è niente chiaro. La mia è un'azienda molto giovane, quindi con una tradizione antica che nasce da lontano, da mio nonno, però è molto giovane perché nasce nel 2008, sì. Quando io e i miei fratelli Nicola e Carlo decidiamo di metterci insieme e portare avanti le tradizioni che mio nonno aveva iniziato, poi i miei genitori. Quindi da lì un'idea di un'azienda diversa, nuova. Infatti noi trattiamo un poco tutti i tipi di rifiuti che ultimamente dovrebbero essere più una risorsa che un problema. Quindi trattiamo, oltre ai metalli ferrosi, che quella era la tradizione di famiglia, abbiamo allargato la nostra cerchia anche ai rifiuti plastici, rifiuti di carta e cartone, imballaggi misti, pneumatici. E poi nel 2015 siamo riusciti, io e i miei fratelli, a realizzare un sogno di mio nonno. Un altro settore. Era quello di mio nonno, che l'autodemolizione. Quindi ci siamo migliorati in questo senso e quindi ancora di più il cerchio abbiamo cercato di chiuderlo. Sì. Nella mente ci sono ancora delle buone evoluzioni in progetto, perché io dico sempre che ho stimoli che durano 10 anni, quindi adesso ho superato abbondantemente 10 anni, perché nel 98 misi in piedi un'azienda di famiglia con i miei genitori e i miei zii, e quindi è durata 10 anni il mio stimolo, poi ho cercato di cambiare, quindi è nata la NMC Ecosider. Adesso ho altre intenzioni, altri progetti, speriamo che insieme ai miei fratelli riusciamo. Sicuramente, magari fra un po' ci svelerai qualche dettaglio di questo prossimo progetto, del quale
sarà sponsor sicuramente per la nostra radio anche col prossimo progetto, vero Iannuzzo? L'azienda è sempre la stessa, lo sponsor è sempre uguale. Se cambia la partita IVA, no? Non cambia la partita IVA. Bene, allora facciamo un'altra volta una piccola deviazione, ripercorriamo la strada del nostro viaggio. Eravamo arrivati nel 1996, quando da una leggenda si parla di un culto, una religione, concedetemi il termine perché davvero per me è una religione. Nello stesso anno, il 16 gennaio, questa band entra a far parte della Rock and Roll Hall of Fame con 250 milioni di album venduti. Il tastierista e cantante, un certo signor